The definition of insanity is. Bas, che ci fai qua? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. Un po' come comprare COD, intendi? Is crazy. Beh, in effetti. The first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. Beh, in effetti, aveva ragione, sì. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking pricks, everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and over and over and over and over again, thinking, this time it's gonna be different. No, 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 please. This time is gonna be different. Invece I'm comprano sorry. COD e rimangono inculati. Like Guarda, scusa, scusa, non volevo farti arrabbiare. No, no. Scusa, non volevo. Hai comprato COD? Okay. Hai comprato. You have a fucking problem in your head. Do you think no, I'm bullshitting you? Do you think no, I'm lying? No, fuck no, you. Non volevo accusarti okay. di aver. You. Io. It's okay, man. Accidenti. Scusa, no, non intende. Ok, se vuoi ti regalo Battlefield 3. Alright. The thing is, I killed you once. Ti. Already. Ti regalo. And it's not like I am fucking crazy. No. No, no, ok, va. Te l'ho detto, puoi passare sempre a Battlefield 3, non c'è problema. Medal of Honor, una via di mezzo. Possiamo metterci d'accordo. Did I ever tell you the definition of insanity? Sì, diamine, me l'hai detta prima. No, bas. Non farlo. No. No, 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 no. Bas, ti odio! Bentornati, ladies and gentlemen, sono sempre io, Fantromante, e questo ci siamo qui su Far Cry 3 per commentare questo fantastico gioco che è appena uscito. Sì, avete visto Vas che voleva eliminarmi, ma non c'è riuscito perché io sono riuscito a salvarmi. Sì, sono caduto su un materasso che c'era sotto. Cioè, un materasso, insomma, un altro corpo che ha attutito la caduta lì sotto. In realtà dovrebbe esserci tipo una pozza d'acqua. Però non c'era, c'erano solo corpi che hanno attutito la mia caduta. Mi sono rotto qualche ossa, ma poi niente, ho recuperato velocemente. Comunque, siamo qui per parlare di Far Cry 3. Ok, non mi sento ancora abbastanza expato, per usare un termine da videogiocatori, expato da tirare le somme, quindi fare una recensione effettiva. Quindi farò questo video abbastanza veloce dove vi parlerò delle prime impressioni dopo aver giocato qualche ora ovviamente a questo gioco fantastico. E ok, direi che possiamo partire. Allora, ci sono state diverse cose che mi sono piaciute. Io ho giocato anche a Far Cry 2, quindi so più o meno cosa dovevo aspettarmi dal gioco. In realtà, cioè, vabbè, vedendo anche i trailer poi ho capito cosa dovevo aspettarmi. Ma non mi aspettavo questa roba, cioè è fottutamente pazzesco. La storia è fantastica. È stata davvero concepita bene. Mi ha interessato. Infatti sono abbastanza anche preso dalla storia. Insomma, mi sono abbastanza immerso nel mondo di Far Cry. Questa isola tropicale dove saremo con i nostri amici da salvare. Vabbè, non vi spoilerò robe. Quindi parliamo delle cose tecniche del gioco che mi hanno convinto. Magari quelle che non mi hanno tanto convinto. E quelle che invece mi hanno convinto un pelino meno. Diciamo che non mi hanno proprio convinto. Quindi la mappa, vabbè, la mappa, come non notare il di questi tempi va di moda il gigantismo mappale, se così possiamo chiamarlo. Queste mappe spropositate che dici, oh mio Dio, non finirò mai di esplorarle tutte. E in effetti è così, perché una volta avevi un gioco, sapevi tutti i posti del mondo. Tipo, non so, prendi GTA San Andreas. Io so tutti i posti di GTA, della mappa di GTA San Andreas. Prendi GTA 4, mi perdo come un imbecille per la mappa di GTA 4. Non mi ricordo. Cioè, è impressionante. Ecco, questo, cioè, questo gigantismo delle mappe è una cosa buona, perché magari in, cioè, dona anche un po' più di longevità al gioco, nel senso che non è così facile orientarsi. Va bene, con la mappa è un discorso a parte, però comunque queste mappe sono interessanti, sono giganti, ti perdi, più divertimento. Poi che altro? Numerose missioni secondarie, sì. Da quello che ho visto ci sono anche, oltre a missioni primarie, come in ogni gioco che si rispetti più o meno ormai, ci sono anche queste missioni secondarie, ma non poche, abbastanza da intrattenermi per diverse ore di gioco. Ma credo di aver letto che con le missioni primarie dovrei raggiungere tipo 30 ore di gioco, che non è indifferente. Cioè, un gioco medio con la campagna dura 10-15 ore di gioco ormai. E invece con, mi sembra di aver letto, forse secondarie comprese, 30 ore. Ma mi sembra troppo poco, perché sono davvero tante le secondarie. È impressionante.
Poi, missioni secondarie, quindi mettiamo buono. Lo sviluppo del personaggio, sì. Se ve lo state chiedendo, sono fatto una scaletta, ma non mi ricordo niente. Sviluppo variabile del personaggio. In che senso? Nel senso che noi avremo a disposizione il nostro personaggino a inizio del gioco e potremo svilupparlo come meglio preferiamo. Nel senso, preferite azioni stealth. Nel senso, dovete assaltare un accampamento. Come fate? Andate lì sparando, urlando, lanciando granate? Oppure piano piano ne fate fuori una alla volta con un coltello in modo silenzioso, fucile silenziato? Non lo so. Questo dipende da voi. E rispetto alle armi che utilizzerete, deciderete anche quale abilità sbloccare per il vostro personaggio con i punti abilità che otterrete uccidendo, non so, completando missioni, trovando determinati oggetti, uccidendo altri nemici. E così otterrete questi punti abilità, sbloccherete determinate abilità. Non ci sarà, ovviamente, penso, la possibilità di sbloccarle tutte. Quindi dovrete fare la vostra selezione tra quelle che vi daranno. Io, come vedete dal gameplay qui, ho deciso di improntare il mio. La mia modalità di gioco in diciamo in modalità furtiva, stealth. Nel senso che preferisco far fuori nemici con discrezione, magari cercando di non farmi scoprire, piuttosto che arrivare lì e incominciare a sparare stile Rambo. Poi, qui passiamo al. Ok, per ora abbiamo analizzato le cose che mi sono piaciute. Ora passiamo alle cose che mi sono quasi piaciute, ma non globalmente. Allora, la sopravvivenza. Ecco, hanno puntato moltissimo sulla sopravvivenza quelli che hanno sviluppato Far Cry 3. Nel senso, arrivi là e, non so, vai a scuoiare i cinghiali per farti le borse, per aggiornare il tuo inventario. Nel senso, hai una borsa che può portare determinati oggetti e magari vai a prendere la pelle del cos'era, maiale, mi sembra di ricordare, sì. Maiale, lo aggiorni e ti porta più oggetti. Così anche per le armi, ti fai una specie di tracolla, penso, con cui porti ulteriori armi, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente penso che determinate pelli siano più rare di altre, quindi non sbloccheremo tutto immediatamente. Insomma, gli animali sono sparsi in modo decente per la mappa, quindi quello che troveremo, troveremo. Ecco, cosa, di solito cosa che si va a raccogliere? Perché c'è un ambito, sì, un momento di combattimento, stealth, insomma, quello che volete, Rambo mode o eccetera, 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 e un momento in cui si va a raccogliere risorse. Vabbè, sì, anche quando combatti raccogli risorse, ma prevalentemente ci sono questi due momenti nel gioco, oltre magari a quelli morti in cui girate in giro senza sapere che fare, non so, lanciate macchine nemiche nei canyon come ho fatto io dando fuoco a mezza foresta? Può darsi. Quindi, oltre a questo, c'è la. Sì, queste sono le due modalità prevalentemente che vi troverete ad affrontare: raccolta e missioni, insomma. Che missioni poi. Cioè, non ve la vorrei far sembrare più monotona di quello che non sia la cosa. Però, nel senso, le missioni, ok, non sono monotone, cioè sono di diversi tipi. Oltre ad ammazzare nemici, non so, dovrete attivare anche antenne. Che, vabbè, non sono missioni, però, sono obiettivi secondari, però. Accidenti a me. Scusate, comunque, le missioni, come ho detto, non saranno monotone, ci saranno di diversi tipi. E oltre a ciò, quello che stavo dicendo era criticare quello che non mi era piaciuto di questa sopravvivenza, tra molte virgolette. Allora, loro, bene, hanno posto enfasi su questa nuova modalità di gioco, questa sopravvivenza in cui andiamo a cercare le risorse, craftare le cose, addirittura craftare ormai è un termine che si usa troppo, costruirci il nostro equipaggiamento, vabbè, non le armi, quelle le compriamo, ma magari, non so, i dardi dell'arco, non so, eventuali droghe, cioè droghe, penso siano droghe, però comunque estratti da piante che poi utilizzeremo per curarci o incrementare le nostre, o per incrementare le nostre abilità in determinati punti del gioco, non so, tipo aumentare la nostra abilità in combattimento, non so esattamente come funzioni quella specie di siringa, però vabbè, lo scoprirò presto. Però ho usato solo quelle per curarmi e quelle per vedere gli animali. Le siringhe del cacciatore mi pare si chiamino. Vabbè, poi ce ne sono di diversi tipi che ancora devo sbloccare, quindi devo ancora capire queste cose. Dunque, quello che non mi piace, sono ancora qui a dire quello che non mi piace, ancora non sono arrivato al punto. Quello che non mi piace dell'ambito sopravvivenza è che se tu fai un gioco dove devi sopravvivere, dovrai avere dei bisogni fisiologici, insomma, a parte curarti. Però, mangiare e bere?
potevano implementarli, magari, non lo so, era un'idea. Non so che problemi abbiano potuto avere, però credo che avrebbe aggiunto una longevità al gioco. Ovviamente se non mangiavi non è che morivi, non so, facevano come su Minecraft che incominciava a perdere vita fino a tot, magari non potevi correre, non lo so, potevano inventarsi qualcosa, però diamine, hai questa possibilità di aggiungere questa cosa, potevano farlo, nel senso rimediarsi il cibo nella giungla. Ok, non so che cibo possano mettere nella giungla, però potevano informarsi, non so, chiamavano Bear Grylls, dicevano, ascolta, cosa mangi di solito oltre agli insetti schifosi nella giungla? Non lo so, se lo facevano dire. Però, boh, avranno avuto i loro buoni motivi. Comunque questa cosa non... cioè, mi è piaciuta, ma non come potenzialmente poteva piacermi se avrebbero fatto determinate cose. Però mi piace lo stesso. Ora passiamo a alle cose che non mi sono piaciute. Ah, no, ancora no. C'era una cosa che non mi era piaciuta, però mi era piaciuta, cioè... ok, che non mi era piaciuta come avrebbe potuto piacermi. Nel senso, l'intelligenza artificiale è un po'... idiota. Ok, possiamo dirlo, idiota. Diciamolo idiota, tanto qui non c'è censura, non c'è niente. YouTube, stai calmo. Non c'è censura, non c'è niente. E sì, l'intelligenza artificiale è una cosa pazzesca. Ogni tanto vedo delle cavolate. Cioè, tu combatti, va bene, d'accordo, combatti, tutto a posto. Vedi che vengono date addirittura. Cioè, una volta mi ero rintanato con il fucile da cecchino su una collinetta. Sparo, se no, da un 500 metri, non so quanto saranno stati, ipotizzo 500 metri. E cosa fanno? I nemici prendono la macchina e vengono a controllare nella mia zona. Ho detto, cazzo, fantastico, finalmente non sono più nemici idioti. Nel senso, ok, hanno sentito che il suono proveniva da una parte. Non so come facciano a capire da dove provenga. Magari hanno visto il colpo, non so, il flash, non so, non ne ho idea. Comunque sono venuti a controllare nella mia parte. Io mi ero rintanato in mezzo a degli arbusti. E niente, sono riuscito a salvarmi. Ma a volte vedo delle cose pazzesche, nel senso nemici che arrivano con la jeep e si fiondano in acqua. Non so se è normale, cioè l'ho visto se no due volte accadere, però non... magari era quel determinato punto della mappa. Ok, sono cosciente che è difficile gestire l'intelligenza artificiale su cioè mappe così complesse. Ci sono davvero, non so, c'è un canneto di bambù dove è difficile passare. Infatti gli NPC si bloccavano lì, non riuscivano a passare, però... non è questo. È una cosa un po' strana. Cioè, mi è piaciuta, però non so cosa. Magari metteranno a posto un qualche patch a venire. E poi che altro, che altro? Quello che non mi è... ah, passiamo a quello che non mi è piaciuto. In poche parole, quello che non mi è piaciuto è... fatemi ricordare. Fatemi leggere più che fatemi ricordare. Ah, sì. I requisiti di sistema sono davvero pazzeschi. Nel senso, io ho un PC niente male. Però riesco a reggerlo a malapena, cioè nel senso, non a malapena, ok, ci gioco a 50 frame per secondo, ogni tanto cala a 40 per le parti più impegnative della mappa, però diamine, vabbè, ho una scheda, la scheda grafica è l'unica cosa che magari dovrei cambiare più avanti, però non la cambio perché ora mi regge i giochi abbastanza bene, quindi lasciamola lì dov'è. Però è una cosa pazzesca, nel senso, chi non ha un PC di fascia medio-alta, ma anche alta credo, come fa a giocare a sto gioco decentemente? Cioè, ci gioca a risoluzione un pixel per uno, se no? È una cosa impressionante, nel senso... cioè, vabbè, non giocherà con i dettagli al massimo, giocherà una risoluzione un po' più scarsa, però secondo me questo è un gioco che va... che ci si deve godere a una risoluzione decente. Cioè, signori, non si può abbassare la risoluzione di Far Cry 3, nemmeno i dettagli grafici, su via, ok? Non va bene. Vabbè... questo è tutto, direi, da Phantom 90 e le mie impressioni su Far Cry 3 iniziali. Magari farò un altro video dove spiegherò cosa mi è piaciuto di più, cosa no, più quando scoprirò altre cose e tirerò le somme facendo una mini recensione. Mini recensione, perché io non mi presto a fare recensioni tali da essere definite recensioni. Le mie non sono recensioni, sono pareri personali. Tanto su YouTube tutti danno i loro propri pareri, anche quelli che non sanno di cosa parlano, cioè basta vedere i video, vabbè, lasciamo perdere. Non facciamo nomi. Quindi, sì, potrei fare anche il nome del mio canale, perché anch'io sono uno che sparla a vanvera, però. Vabbè, niente. Vi lascio con quest'ultimo video dove ci sono io che vi mostrerò adesso come si assalta una fortezza, un avamposto dei nemici in modo stealth. Una delle poche volte in cui ci sono riuscito. Tipo il 70% delle volte mi scoprono, ma non importa. Quindi niente, ciao ragazzi e grazie per aver visto il video. Bye bye.
birra ghiacciata. Le palle piene di questi ribelli. Di nuovo i primi. Servirà un altro colpetto. Basta rinforzi.
dietro! Mazzarola! Wow! Lavoro. Adesso parlami dei tuoi amici.